Hola girls, allora mi sto sistemando un po' la faccia, scusate se in questi giorni non ho fatto video, sono stata un po' indaffarata e stavo testando dei prodotti e siccome non mi andava di fare uno di quei video, ciao ragazzi, ho deciso di fare un vlog. E vi parlerò anche di questi prodotti che ho provato in questi giorni e adesso vi posso dire con certezza quello che penso a riguardo. Mi sto facendo una pulizia del viso perché c'è proprio ho punti di grasso ovunque e mi sono proprio innervosita adesso e ho deciso di andare all'attacco e quindi mi sto facendo la pulizia del viso, dopodiché mi faccio anche le sopracciglia, mi faccio un bel po' di maschere, un po' così, e vado a idratare la pelle. Se mi vedete un po' più scura, sì, ho fatto la tinta e ho fatto un castano numero 4, va decisamente meglio perché mi ero decisamente scocciata di quel colore che avevo non ben definito, diciamo, e quindi così anche la seconda settimana di dieta è passata un po' così, è stata un po' difficilotta la seconda, la terza lo sarà ancora di più, però passate le tre settimane dice sì che la situazione poi vada meglio. Non sto comunque soffrendo la fame, anche perché per esempio oggi è domenica e ho mangiato due cannelloni e due fettine di carne con l'insalata e stop. Stasera un po' di frutta e basta. Da domani riprendiamo. Oggi però non mi sono allenata perché ho avuto un po' di cose da fare, però da domani si riprende alla grande. Eccomi splendida come il sole, ho fatto le sopracciglia, adesso 5 minuti di crema depilatoria per peluria varia, il baffetto non c'era ma la crema va lo stesso, dopodiché mi faccio una bella maschera e io andrei, vediamo un po', andrei a fare innanzitutto, prima di tutto il resto, lei. Questa qui, maschera purificante argilla pura di L'Oreal, si tiene 5 minuti e quindi diamo già una prima botta di purificazione alla pelle. Allora, ma sì, dai, vi parlo così, ma chi se ne importa? Aspettate un attimo. Vabbè. Allora, ho proprio 5 minuti per parlarvi di questi appunto prodotti. Iniziamo con il primo, dopodiché, diciamo, ho messo il timer, devo andare a sciacquare il viso. Allora, le cose che ho preso sono tutte cose per il viso. Inizierei dal tonico che ho scoperto, l'ho comprato da un negozietto qui che si chiama Faville, non so se è presente nelle altre zone d'Italia, comunque è della Hydraderm ed è un tonico rinfrescante, lenitivo, idratante agli estratti naturali della camomilla. È un bottiglione da 400 ml, lo sto provando e mettendo dopo lo struccaggio e le varie creme, cremine e cremette ed è fantastico. L'ho pagato circa
1,50 euro, così non mi ricordo, non vi voglio dire una stupidaggine, ho perso anche lo scontrino, però è davvero, davvero perfetto e rinfrescante. Quando ho un po' di rossori così lo applico e lui lenisce la pelle. Allora, il profumo non vi so spiegare, cioè non dà di... Cioè, si dà un po' di camomilla, però sa proprio di pulito, di fresco, di... non lo so, non lo so. Buonissimo, ragazzi, buonissimo. Cioè, tra questo e questo qua, L'Oreal vince Hydraderm, perché questo di L'Oreal mi brucia. Soprattutto il contorno occhi, e non va bene. Va bene, vado a fare un lavaggio del viso e prima di fare la maschera devo applicare e devo ricordarmi di mettere questa qui, che è la Cicatrine Derma Cosmetics, no, senza S, Cicatrine Derma Cosmetic, che è per appunto un po' di irritazioni e serve per idratare, lenire la sensazione di bruciore e problemi legati all'esposizione a radiazione, ad esempio del sole. Questa io la metto sempre dopo aver applicato la crema depilatoria perché tendo ad arrossare un po' la zona, però niente di. Unico consiglio che do a chi come me applica la crema depilatoria, fatelo la sera o nel pomeriggio, sapendo che in serata non dovete uscire, in modo tale da non mettere poi il trucco sopra e dare tempo alla pelle di ritornare normale. Non esagerato ovviamente con le tempistiche. Lo so, non vi spaventate, è normale. Adesso applico qui dove sembra che abbia l'ustione di secondo grado, ma non è così. Applico la crema. Di solito utilizzo anche un'altra, però vabbè, non vi dico il nome perché è un farmaco, diciamo. Ok, l'applico qui così sulle sopracciglia e sulla zona dove ho messo la crema. Ok, lascio agire. Allora, vi dico qual è l'altro prodotto che ho comprato? Se qualcuno di voi mi segue anche su Instagram, se non lo fate, fatelo. È... Aspettate un attimo, mettiamo qui proprio così. Anche se ne mettiamo di più, male non fa. Così nel frattempo mi faccio la maschera, questa zona qui non serve e andiamo qui così. Vi stavo dicendo, seguitemi su Instagram se non lo fate, mi trovate come Morgana Pam. Ok, e adesso vi faccio vedere l'altro prodotto. L'altro prodotto in questione è un latte detergente Venus. Latte detergente idratante, strucca, deterge, idrata viso e occhi, stimola il rinnovamento cellulare, pelle fresca e luminosa, tutti i tipi di pelle.
Innanzitutto l'odore ha una nota agrumata fantastica. Seconda cosa, ha una texture molto più densa rispetto agli altri latte detergenti che io ho provato. E ve la faccio vedere. Cioè, vedete, non si muove, è denso, è bellissimo. E quando poi lo andiamo a lavorare, lui diventa un vero e proprio latte detergente. Morbido e appunto strucca davvero bene. L'ho provato a mettere sul dischetto di cotone e poi andare su tutto il viso, ha funzionato. Ho provato anche a metterlo sulle mani, massaggiare tutto il viso e poi passare il dischetto, ha funzionato lo stesso. La pelle subito dopo è molto elastica e molto morbida, quindi mi piace. È molto delicato, però strucca davvero bene. L'ho provato con i make-up waterproof e ha sciolto tutto, soprattutto il mascara. Non mi brucia, è fantastico e anche questo non è costato più di 2 euro. Bellissimo, lo amo. Ok, metto qui e dopo vi faccio vedere altri prodotti. Nel frattempo mi metto la mia mascherina e dovrei avere anche un pennello. Sì, ce l'abbiamo il pennello. Questa qui sta finendo e quindi direi che è giunto anche il momento. Questa la vado a stendere sul mento così perché ho un bel po' di impurità. Le poi anche sul naso. Dove ho fatto già prima con l'affarino qui per eliminare i punti neri, diciamo. E adesso lo metto anche un po' sulla fronte. La crema si è un po' assorbita, però vabbè, io devo andare in questa zona qui e mi mantengo giusto un po' qui. Quindi non vado dove avevo messo la crema depilatoria. Metto qui così lui lavora sulla zona T, però oggi lo voglio mettere anche sulle guance. Una bella pulizia generale. Fatemi sapere qui nei commenti voi che cosa utilizzate per il viso, così possiamo anche scambiarci dei consigli. Comunque, mi sono arrivati un sacco di messaggi di ragazze, che però non so più o meno quanti anni hanno, tutte che mi chiedono consigli per fare video su YouTube, però penso che vi farò un video a parte così rispondo a tutti. Mi mantengo più qui perché qui sono un po' arrossata della crema depilatoria e quindi evitiamo di creare macelli. Ok, tengo la maschera in posa. La vado a rimuovere e volevo acquistare sinceramente un po' di prodotti per il viso e ne ho comprati due creme che dopo vi faccio vedere, però volevo prendere proprio cose riguardanti
skincare, cioè maschere, sieri e quant'altro. Solo che ho ancora questo borsello pieno di creme, maschere e quant'altro. E quindi mi sono detta: non sprechiamo soldi inutilmente. Aspetto, termino le cose che ho nel momento in cui ho finito tutte le cosine, eccetera, eccetera. Mi faccio un ordine di qualche tipo di prodotto perché sono molto curiosa di aspettate, fatemi ricordare quella marca come si chiama. Hello Body, che mi ispira molto molto, e anche Caudalie, cosa del genere, mi ispirano molto. Quindi invece di comprare tante cose a poco prezzo, che però poi non hanno un risultato chissà quale, preferisco aspettare un po', mettermi un po' di soldini da parte e comprare qualcosa che, diciamo, per recensioni varie, per informazioni varie, sembrano validi, e quindi provare qualcosa di valido. Ok, raga, ho messo anche l'altra maschera. Sono un po' tutta irritata. No, sono un po' arrossata, semplicemente per il fatto che ho la pelle, sì, impura, ma molto sensibile in questi giorni. Vabbè, dettagli. Adesso voglio fare dei patch occhi. E voglio fare una maschera idratante o comunque molto tranqui franchi, insomma. Allora, vediamo un po'. Allora, sebo equilibrante. No, perché abbiamo già fatto questa qui, sali. No, questa. Maschera al fango del no, questa no, questa no, questa al talasso no, eccola, facciamo proprio questa qui, a meno che non facciamo questa. Non lo so. Esfoliante, illuminante? No. Idratante, rinfrescante. Nel mentre applico questa maschera qui, che è della Vivi Verde Coop, vi voglio parlare di due. Ma perché ho tutte le braccia? Sono spruzzata con quella cavolo di spugnettina. Ok, voglio parlare di due acque micellari che sto provando e sono fenomenali. La prima è della Seta Blu ed è un'acqua micellare senza coloranti per pelli sensibili, deterge, idrata, tonifica, strucca in un solo gesto viso, occhi e labbra. Raga, è fenomenale. L'ho pagata tipo 1,80 euro, 1,90 euro, e buonissima. L'odore no, perché l'odore dà di, non so, tipo, come faccio a dirvi che dà? Allora, l'odore è tipo di una soluzione salina, quelle cose là così. Questa maschera è molto strana. La metto su tutto il viso.
Non mi piace molto l'odore di questa maschera. E una volta fatta questa maschera qui, poi vado a rimettere la crema cicatrine derma su tutto il viso. La faccio assorbire e poi stasera metto le due maschere, no, le due maschere, la crema idratante. Fare un casino, sta per cadere. Ok. Vedremo un po' se idratante e rinfrescante. Adesso mi pizzica un po', ma è normale perché ho usato la crema Depi e quindi è normale che sia così. Ecco perché io queste cose le faccio sempre quando non devo uscire, soprattutto quando non mi devo truccare, eccetera, eccetera. Comunque vi stavo dicendo di questa acqua micellare che ho trovato e ho comprato. Ho comprato semplicemente per il fatto che mi sono messa a leggere un po', mi sembrava buona, poi era una maschera che io comunque non avevo, una maschera, un'acqua micellare che io comunque non avevo mai provato e visto che l'acqua micellare di L'Oreal, no, di Garnier, costava la bellezza di 8 euro. La precisione 7,99, ho detto col cavolo che te li do. Mi sono messa a cercare altro e ho trovato lì. Ho detto, vabbè, la provo. Costa una sciocchezza. Vediamo come si comporta. Ed è stata una scoperta. Mi sta piacendo, l'ho già testata. Ho fatto una prova di un make-up bello importante, poi ho provato a struccarmi e fa perfettamente il suo lavoro. Quindi ci piace. La seconda, invece, che vi voglio far vedere vado a sciacquare adesso per non interrompere, se no questo video durerà un'eternità, però un pensiero mi sta dicendo di continuare questo vlog fino a domani, però poi cioè, mi conosco troppo bene, poi domani mattina ci saranno tante cose da fare, questo vlog durerà tipo 40 ore e quindi non va bene. Va bene, vediamo un po'. L'altra acqua micellare che ho comprato è Venus ed è un'acqua micellare purificante, elimina trucco, sebo, impurità, viso, occhi, labbra, non contiene oli ed è senza risciacquo e questa è per pelli miste e grasse. L'unica pecca di questa acqua micellare, non so se è una pecca o se mi ci devo abituare, è il fatto che sia così. Non lo so, non forse non è troppo tanto comoda. Mentre questa tu prendi il dischetto, fai così e questa qui, però vabbè, fa il suo lavoro alla grande anche lei. E questa l'ho pagata tipo 2 euro e qualcosa, però sono 400 ml di prodotto. Questa qui sono 200 ml di prodotto, però raga, cioè ve lo dico spassionatamente, è
fenomenale, fantastica, l'adoro, l'ho provata, non brucia, scioglie bene il mascara, l'odore è buono, molto fresco e mi sto trovando davvero, davvero bene. Vado a prendermi un'altra cosuccia che ho comprato, vi faccio vedere le ultime cose e poi vi saluto. Ok, vi faccio vedere. Nel frattempo mi metto i patch occhi. Questi sono i Crystal Collagen Gold Powder High Mask. Questi li ho comprati, sono di queste cose coreane qui, un po' così. Li ho comprati da Wish per il gusto di provarli e mi trovo davvero bene. Non mi hanno mai fatto scherzi. Allora, questo va così. E già ti senti più chiara, Ferragni. Ti metti questi patch in oro 24 carati e già ti senti ricca. Poi pensi a quanto li hai pagati. Solo spese di spedizione, 1 euro e di nuovo fuoriattitudine, has no limits. Perfetto. Il liquido che rimane qui dentro io non lo butto perché dopo quando vado a rimuoverli lo prendo e ta 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 vado a idratare ulteriormente la mia zona contorno occhi. Comunque l'effetto rinfrescante lo sta facendo questa mascherina qui e mi sta piacendo per il momento tenerla. Non ho visto per quanto tempo. Biancospino, aloe vera, ok, 10 minuti, perfetto, proprio il tempo di farvi vedere le ultime cose e ciao. Sempre per quanto riguarda la skin care, ho preso della Sien questa Aqua Rich Daily Exfoliating Face Wash. Che cos'è? È un gel esfoliante quotidiano, quindi da usare tutti i giorni per la detersione del viso. Ovviamente è per le pelli miste, grasse. E, ha un odore molto piacevole, bello, fresco, un po' agrumato, molto bello, molto buono e mi sto trovando davvero bene. Adesso, ovviamente, oggi non l'ho utilizzato e neanche ieri perché avendo questa pelle che aveva bisogno un po' di essere pulita a fondo, ho aspettato e questa la sto utilizzando in combinazione con la spazzolina che avevo fatto vedere qua, la rotonda, bella bagnata, leggera leggera, soprattutto in questa zona qui. Le guance molto spesso le evito e lo massaggio con le mani. E questo va qui perché dopo farò quest'ultimo passaggio e poi arriviamo a due creme. Una è della Olatz, che è una marca che ho sempre voluto provare, ma che non riesco mai a trovare da nessuna parte. Cioè, io non so dove la vendono, dove la rivendono e dove trovarla. Però ho trovato sempre in questo negozio questa qui, antietà, tre zone, formula avanzata, notte. Ed è una travel size, così l'ho pagata 2 euro. L'odore è buonissimo e ne basta davvero poco perché è appunto una crema notte. Io la metto un po' così con il polpastrello e la stendo. Perfetta, idrata la pelle, riempie leggermente le rughette, quindi ci fa anche questo piccolo favore. E se riesco a trovare un Olatz in tutto e per tutto, vorrei provare ad acquistare tutta una linea indicata per, non so, le rughe, per rimpolpare un po'. E arriviamo all'ultimo prodotto che è della Clinians e questa è l'Hydra Plus, non so come si dice, crema gel idratante opacizzante, pelli miste o grasse, cetriolo e acqua di tè verde, Moisturizing Face Gel Cream, Combination to Oil Skin. Vabbè, questa qui, il pack
interno, quindi il pack primario è, cioè, tutto sto scatolone per pesta, vabbè. E così è di vetro, l'odore è buonissimo e io questa la utilizzo di giorno. È idratante, opacizza, non è per niente pesante e quindi credo che questa qui sarà la mia crema insieme all'Hydra Genius di L'Oreal estiva, perché è molto leggera, idrata, opacizza ed è fantastica. E questo è tutto. Quindi, raga, io penso che il vlog sia durato anche abbastanza. Io adesso finisco di farmi sta cosa e niente, finisco di tenere in posa questa qua, questa maschera per un altro po' di minuti, poi rimuovo anche i patch e vado a sciacquare il viso con questa qui. E penso che poi mangerò qualcosa, tipo un po' di frutta, un po' così. Non ho molta fame. Voglio vedere un bel film stasera. Non so cosa, però sicuramente sarà un thriller, un horror, queste cose qui molto tranquille, insomma, che ti riempiono la giornata. E niente, raga, io vi auguro un felice weekend, anzi, fine weekend. E un augurio a tutte le mamme e niente, vi do un grande bacio e ci vediamo come sempre ricordandovi l'appuntamento su questo canale, quindi iscrivetevi, che lo so, vi vedo dagli analytics che guardate i miei video ma non siete iscritti. Perfetto, almeno il 60% di persone che guarda i miei video non è iscritto al canale. Io posso anche fare schifo perché non è che sono, cioè, Monica Bellucci, però se te guardi il video vuol dire che ti piace guardare il video, quindi clicca, sottoscrivi e iscriviti al canale, attiva la campanellina che ti ricorderà tutti i video che io pubblicherò e seguimi anche su Instagram per non perderti tutte le cretinate che faccio durante la giornata. Vi rimando l'appuntamento insieme a un grande bacio al prossimo video.